Ed è normale che sono fratelli, eh? Pensate quanto litigano in famiglia e in macello. Una delle caratteristiche del Wing Chun, che è anche poi quella del Tai Chi, è quella di adattarsi comunque all'avversario. Infatti, come elemento di riferimento hanno l'acqua. L'acqua che si adatta alle varie forme, che però può essere devastante nel momento in cui arriva con tutta la sua forza. Sicuramente uno stile molto utile nei tempi moderni, visto che ormai le strade piano piano stanno diventando dei campi di battaglia. Dopo una certa ora nelle grosse città, girare diventa quasi un film, un'avventura, e penso che imparare qualche movimento di questi potrebbe essere utile. Buonasera a tutti, io sono Andrea Ampio, sono un SIF di Viciu e la scuola è di Casale Monferrato. Ci sono due scuole, la mia e quella del mio maestro. Se siete interessati a imparare difesa personale o un'arte marziale molto interessante, contattatemi, lascerò se possibile dei volantini all'ingresso. Grazie e buonasera a tutti. Ah, intanto buon appetito, scusate, ma no, è che non ho cenato, sento sudore, vedo delle cose. Vabbè, ok. Adesso il maestro Giorgio Falcone eseguirà la prima delle quattro forme di Tai Chi, che in totale formano 108 movimenti, e intanto vi racconterò qualcosa sulla ci stesso, vai. È timido, molto timido, un ragazzo di campagna. Vai. Allora, il Tai Chi, come appunto vi ho detto, se lo vedete quando viene fatto in televisione, vedete una cosa del genere. È praticamente una specie di meditazione dinamica, cioè voi vedete solo un movimento lento, ma in realtà il vero lavoro è nascosto, perché bisogna immaginare di essere appesi per la testa, tenere quindi la spina dorsale dritta, il bacino retroverso, bisogna tenere tenere sull'ano come quando trattenete la pipì, tenere la lingua contro il palato, è tutta una serie di cose strane. La signora ha fatto una faccia strana. Perché? Perché sono tutte posizioni che tendono ad allineare i canali energetici, i vari punti dei canali, che sono i punti poi quelli dell'acupuntura. Ed è per questo che nella New Age, cioè nelle nuove filosofie che si sentono in giro, il Tai Chi è famoso perché ha una valenza salutistica importante. Noi pratichiamo il Tai Chi marziale, vale dire ha delle applicazioni marziali, e quindi non è solo una serie di movimenti e basta, però essendo che bisogna incanalare l'energia, portarla nel Tantien, che sarebbe il cinacro inferiore, al centro del corpo, sotto l'ombelico, due dita sotto l'ombelico, da lì lavorarlo mentalmente e poi dirigerlo nelle varie parti del corpo, voi capite che comunque noi continuiamo ad alimentare con l'energia, che è una delle varie delle parti che ci interessano per stare in salute, il nostro corpo.
poco e quindi la salute viene come, quasi come effetto collaterale, ok? Poi logicamente non è che se uno fa il Tai Chi è immortale, non si prende neanche il raffreddore, però sicuramente andando avanti con gli anni, articolazioni, muscoli rimangono sciolti e è una ginnastica dolce, oltre che essere un allenamento mentale non indifferente. Infatti recenti studi hanno dimostrato che chi soffre di problemi neurologici, dall'Alzheimer al Parkinson ad altre appunto patologie di tipo neurologico, il Tai Chi ha dato grossi benefici. Perché? Perché sei costretto a tenere la mente focalizzata su te stesso e quindi sei costretto a far lavorare anche la mente oltre che al corpo, oltre che alla respirazione. E questo crea quell'unione mente-corpo che appunto aiuta ad affrontare poi la patologia di